per la gente che noi non rubiamo mai, perché qualcosa di strano sta succedendo. Si chiama semplicemente campionato italiano. No, l'avevo fatta diversa. Per la gente che noi non rubiamo mai, perché quando succede qualcosa di strano, non ti preoccupare, solo il campionato italiano. Amici dello Zoccolo Duro, buonasera, buonasera. La Marotta League non esiste. No, non sono assolutamente la nuova mafia del calcio. Ai, ennesima dimostrazione, ennesima, come se ce ne fosse bisogno di questa porcheria continua. Ma io me la prendo con i presidenti delle altre squadre. Me la prendo con tutti gli altri del sistema. Ma a tutti va bene questa porcheria che deve andare avanti? Per quanto vogliamo andare avanti? Ormai quest'anno si sono autoassegnati questo campionato porcheria. E va bene. Il 19 più il cartone, ci tenevano. Fagli prendere sto 19 più il cartone. Però, cioè, mettiamo un freno a sta roba qua. Cioè, anche sta roba qua adesso di Acerbi. Partendo dal presupposto che per me, sapete già come la penso, ed era già zero squalifica per me. Ma qualunque giocatore di qualunque altra squadra di calcio sarebbe stato squalificato. Stranamente, siccome è un giocatore di quelli là, l'hanno prolungata a tarallucce e vino. Tra l'altro, mai esistito nella storia che per una squalifica passano 10 giorni, 15 giorni. Cioè, di solito il giudice sportivo decide subito. Questo qua sono passati. Quanto è passato? 10 giorni, 15 giorni, quanto è passato? Hanno cercato di tirarla alla lunga più possibile per poi non fare nulla. Non fare nulla. Quindi poi non venissero a chiudere le curve, a chiudere gli stadi, a dare il Daspo ai tifosi. Ormai tutto è concesso. Tutto è concesso, perché se tu lo senti, ma non l'hai visto, cioè, il sospetto non si può fare. Non si può. Se non ci sono le immagini, non si può fare. E dell'immagine devi vedere chi è e deve essere qualcuno e viene sospeso solo quello là, non tutta la curva, solo quello che è stato trovato nell'immagine. Scusa, le regole valgono per tutti. È veramente una porcheria, ragazzi. Che poi non incide, però sai, ogni volta diciamo così, ma quell'errore non incide, avrebbero vinto lo stesso. No, ma il calendario non incide, avrebbero vinto. No, ma quella squadra non incide. Intanto metti tutte queste cose insieme, fai sì che diventa la Marotta League. Fai sì che tutto diventa la Marotta League, perché poi sono state 10-15 partite così. Adesso anche sta squalifica completamente inutile ai fini del campionato, perché tanto non cambiava niente, ormai è finito il campionato, quindi comunque sia. Comunque è andata così. Comunque assoluzione piena. Cioè, manco che gli davano 2-3 giorni. Assoluzione piena. Cioè, adesso Juan Jesus come dovrebbe sentirsi? No, così chiedo Juan Jesus come dovrebbe sentirsi? Allora diamo la squalifica a Juan Jesus. Cioè, a questo punto, perché non avete squalificato Juan Jesus? Squalifichiamo Juan Jesus allora, no? Scusa, se l'ha inventato. Se l'ha inventato, squalifichiamo Juan Jesus, no? Poi, tra l'altro, altra domanda che mi sorge spontanea. Possibile mai che ci sono 500 telecamere nel calcio, riescono a riprendere qualunque cosa, riescono a prendere qualunque tifoso dica qualunque cosa, gli arriva direttamente a casa l'immagine di lui, e non c'è una telecamera che ha ripreso Acerbi mentre insultava Juan Jesus? Ma neanche dire da leggere il labiale. Cioè, nel momento in cui l'hai insultato, no? Ci saranno le immagini. Ci sarà la reazione di Juan Jesus. Non penso che è successo solo dopo quando è andato dall'arbitro, no? Possibile che non c'è una telecamera, non che sia andata in televisione, cioè non che l'hanno utilizzata per la televisione, però ci sarà una telecamera che ha ripreso, che c'è il filmato. E si vede che cosa ha detto Acerbi. Possibile che non c'è niente? Se fosse stata l'altra squadra, usciva subito la telecamera col labiale, come si chiama? Quelli di CSI. Tanto avevo fatto anche un video CSI Inter con quelli di CSI che leggevano il labiale. Cioè, arrivava l'audio direttamente a casa di quello che doveva giudicare. Oh, l'ha fatta Acerbi. Come?
con doppiaggio tutto. L'ha fatta Cervi? No, 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 non c'è, non c'è niente. Cioè, ragazzi, ma ci rendiamo conto della porcheria che è questo campionato o no? Al di là del fatto che poi non conterà nulla, però non conta nulla qua, non conta nulla là, non conta nulla quando hanno rubato col Napoli, non conta nulla quando hanno rubato con la Fiorentina, non conta nulla quando hanno rubato con l'Udinese, non conta nulla quando hanno rubato con Frosinone, non conta nulla quando hanno rubato col Genoa, non conta nulla quando hanno rubato col Bologna. Li metti tutti insieme e poi c'hanno 16 punti di vantaggio, perché loro si sono presi tutto sto vantaggio, tra l'altro, nella speranza di vincere la Champions, e invece l'hanno presa nelle ciabatte subito. Vamos! Vamos Atletico, vamos! Madonna come godo. Tutta, tra l'altro, ve la tiro fuori adesso, dato che sono in fase sfogo, me la tiro fuori adesso. Ogni volta che li sentirete parlare di 19 più il cartone, perché loro la chiameranno in maniera diversa, ma sempre 19 più il cartone, ogni volta che li sentirete o che scriveranno, voi dovete fargli una sola risposta. Che non vi possono dire niente, che sono morti. Voi dovete rispondere. Loro scrivono, fanno seconda stella, dicono più cartone, tu sotto gli scrivi: vamos! E loro non possono rispondere niente. Sono morti e sepolti. Nella migliore delle ipotesi non capiscono la presa per il culo, che si parla dell'Atletico. Nella migliore delle ipotesi non capiscono e quindi fanno finta di niente. Se capiscono, c'hanno proprio la sofferenza dentro e non possono fare nulla. Che tu non gli hai detto niente, non è che ti possono rispondere, cioè tu gli hai detto vamos, cosa ti possono rispondere? Niente. E se insistono tu allora triplichi, da vamos gli scrivi vamos 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 triplo, vamos triplo, che non possono dire niente. Se poi insistono ancora gli puoi anche dire un andale, vamos andale, vamos a ganar! Poi alla fine, se proprio non si arrendono, gli puoi dire proprio finale, però lì capiscono. Dai, Ciala, alzala! Alzala, capiscono per forza. Alzala non è lo scudetto, alzala non è lo scudetto. Lì capiscono, però. Lì poi vai lì, te che capiscono che li stai prendendo per il culo e quindi capiscono. Però, vamos! Che porcheria sto campionato, veramente una porcheria. La mia preoccupazione però non è tanto questo campionato che ormai è andato, è che sta roba, se noi gli mettiamo un freno, andrà avanti. Quindi è ora che iniziamo a mettere un freno a sta porcheria, a partire da quelli che stanno facendo ste finte indagini a casa Milan, dal procuratore. Qua è ora che ci vuole una bella rivoluzione a rimettere a posto questo sistema marcio e schifoso che sta venendo fuori. Perché così non è possibile, perché così si esagera, cioè così si va oltre, proprio oltre il minimo della decenza. Perché sai, quando rubacchi una o due partite può capitare, ma se vai oltre, ma questo sto entrando in una rotonda, arrivi a 200 all'ora, ma dove devi andare? Sarà interista sicuro. Ciao ragazzi, ci vediamo domani, scusate lo sfogo, ma ci voleva. Iscrivetevi al canale, ciao belli.